prendiamo per esempio 9x quadro, 4xy più 6y quadro meno 10x meno 6y meno 3 uguale. Oh. Allora, innanzitutto guardate che adesso ho fatto un po' di conti in più in maniera tale che l'esercizio non presenti radici, diciamo, questo non lo garantisco per il compito, nel compito verranno pure le radici quadrate. Tuttavia, se ho equazioni quadratiche usciranno pure le radici quadrate, in questo caso no. Però diciamo cercherò di evitare, a meno di errori che sono sempre possibili, cercherò di evitare che l'insieme cioè che la conica venga l'insieme vuoto. In genere è abbastanza facile questo, ci metto un punto che soddisfa l'equazione di cui le coordinate sono facili da eliminare. In questo caso l'ho fatta passare per il punto 1, perché se togliete x e y qua viene 9 più 4 più 6 che fa 19 meno 10 meno 6 meno 3 che fa 0. Quindi la conica passa per il punto 1, 1. Passando per il punto 1, 1 non può essere insieme. Dobbiamo capire che conica è. Allora, diciamo, il che conica è sta scritto. Allora, innanzitutto facciamo la matrice A. La matrice A come è fatta? Ma qua c'è 9, qua c'è 2, 2, qua c'è 6, qua c'è meno 5, meno 5, meno 3, meno 3, e poi c'è meno 3 pure. È una matrice simmetrica, questa matrice simmetrica. Vedete, B, D ed E erano quelli col 2, no? Quindi quel coefficiente lo devo dividere per 2. Cioè la mia equazione la posso scrivere come x, y, 1, poi ci metto la matrice A, poi ci metto x, y, 1, e poi scrivo uguale. Quando vado a moltiplicare qua viene 9x quadro più 4xy più 6y quadro meno 10x meno 6y meno 3 quadro. Cioè ho dovuto dividere per 2 questi coefficienti qua, questo, questo e questo. Se andate a rifare il prodotto riga per colonne come prima ve ne accorgete. Adesso che tipo di conica sia sta scritto in questa matrice qua? Allora, questa innanzitutto come si fanno le traslazioni? Se io faccio le traslazioni, x è uguale a u più m e y è uguale a v più n, no? O viceversa, x uguale a u meno m. Allora, a che corrisponde? Quindi x, y, 1 cioè quando vado a sostituire che succede? Succede che nelle nuove coordinate, poi lo vedremo meglio perché il materiale ci incasiniamo tutta, succederà che
quando avrò fatto la sostituzione nelle nuove coordinate, questo pezzo della matrice rimane uguale. Perché i pezzi quadratici avranno sempre U4, UV, UV uguale. Ma vedete, qua c'è 1 davanti a U e 1 davanti a V. Quindi quando andrò a moltiplicare, per esempio, se faccio XY, ipoteticamente, se faccio XY viene UV, poi viene UN più MV e poi viene più MN. Cioè si alterano solo i pezzi lineari, ma i pezzi quadratici XY ce l'ho a sinistra e UV ho a destra. E questo vale per tutti i pezzi quadratici. Quindi tutti i pezzi quadratici mantengono gli stessi coefficienti che avevano prima. Perché XY sarà uguale a UV più pezzi lineari. X quadro sarà uguale a U quadro più pezzi lineari, più una costante. Y quadro sarà uguale a V quadro più pezzi lineari. Quindi non si altereranno i coefficienti dei pezzi quadratici e quindi qualunque sia la traslazione, questa matrice rimarrà la stessa. Quindi se io sposto la mia conica, per esempio, se è un'ellisse la posso centrare nell'origine, il centro è l'incrocio degli assi, se è un'iperbola la posso centrare nell'origine, se è una parabola la posso far passare per l'origine, quindi avrò la direttrice e il foro, e la parabola sta in mezzo e passa per l'origine. Quindi in ogni caso qua dentro, poi dopo faccio una rotazione e metto gli assi dritti, però ho l'asse dritto nel caso della parabola. Ok? Ok. Bene. Fatto sta che quindi in questa matrice ci deve stare scritto se questa è una ellisse, una parabola o un'iperbola. Perché a quel punto almeno vedremo che diciamo, se faremo un'opportuna traslazione, nel caso delle ellisse dell'iperbole, qua ci compariranno 0 e 0. E quindi se è un'ellisse, una parabola, un'iperbole, deve stare scritto là dentro. E come sta scritto là dentro? Si devono fare gli allodi di questa matrice. Cominciamo in questo caso, devo fare lambda meno 9 per lambda meno 6 meno 4. Quindi mi fa lambda quadro meno 15 lambda più 50. Allora, quali sono gli autovalori? Gli autovalori lambda uguale 15 meno più la radice di 225 meno 200 che fa 25, tutto fratto 2. La radice 25 fa 5, 15 meno 5 fa 10 diviso 2 fa 5, e sono 5 e 10. Ok, quindi qua gli autovalori sono 5 e 10. Il segno degli autovalori determina se la mia è un'ellisse, una parabola o un'iperbola. Se gli autovalori hanno segno costante è un'ellisse, se hanno segno diverso è un'iperbole, se invece uno dei due vale 0 è una parabola. Tutti e due 0 non possono valere, perché se fossero tutti e due 0 voleva dire che la matrice, quel pezzo di matrice là era 0, allora i termini quadratici non c'erano e l'equazione non era di secondo grado ma era di primo grado. Quindi questi due autovalori non possono essere entrambi nulli. Se sono entrambi dello stesso segno si tratta di un'ellisse. Poi naturalmente se c'è una soluzione sarà un'ellisse vera e propria, altrimenti sarà insieme vuoto. Però io vedo, in questo caso abbiamo verificato che c'era una soluzione prima di partire, quindi sarà un'ellisse. Questa è un'ellisse.
Nel caso che quegli autovalori siano di segno opposto, sarà un'iperbole? Nel caso in cui uno dei due autovalori sia pari a zero, sarà una parabola. Questo nel fare adesso delle modifiche lo dimostreremo. Allora, ovviamente per quello che dobbiamo fare adesso ci servono anche gli autovalori, quindi ce li siamo calcolati. Però capire il segno degli autovalori si capisce da qua. Se questo trinomio, che vale più in generale, anche se abbiamo detto se fosse di polinomio di grado n, se i segni di quel polinomio sono costanti o alterni, ma se sono alterni, le radici sono tutte positive. Se sono costanti, le radici sono tutte negative, e quindi gli autovalori sono di segno uguale, e quindi è un'ellisse. Se viceversa non sono né costanti né alterni, e c'è la... Siccome qui c'è la costante, vuol dire che lambda uguale a 0 non è soluzione, quindi non è una parabola. C'è sto 50, quindi non è una parabola. Ed è un'ellisse perché i segni sono alterni. Se qua i segni non erano né costanti né alterni, allora era una iperbola. Oppure, in questo caso è tutto molto semplice perché è una equazione di secondo grado. Calcolate gli autovalori. Se i segni degli autovalori sono uguali, è un'ellisse. Se sono discordi, sono concordi, è un'ellisse. Se sono discordi, è una iperbola. Quindi questa qua è un'ellisse. Andiamo a vedere gli autovettori. Allora io ho 9, 2, 2, 6. Qui ci metto AB. Questo deve essere per esempio uguale a 5 volte AB. Allora andiamo a scrivere il sistema, che poi in realtà sarà una sola equazione. Questo è una specie di verifica, non è che... Cioè qua avrò 9A più 2B uguale 5A, oppure 2A più 6B uguale 5B. Da qui trovate B uguale meno 2A e da sopra trovate pure B uguale meno 2A. Allora, il fatto che l'equazione sia la stessa vuol dire che questo sistema era del genere, cioè che il determinante della matrice era 0. Infatti qua abbiamo AV uguale lambda V, il sistema è A meno lambda I, A meno lambda I, V uguale 0. Siccome il determinante di A meno lambda I faceva 0, perché quello era un autovalore, vuol dire che il sistema ammette una soluzione non nulla. E qual è questa soluzione non nulla? La soluzione non nulla è il vettore b uguale meno 2a, quindi per esempio se ci metto 1, qua ci devo mettere meno 2. Oppure un vettore a questo proporzionale. Un altro vettore quale può essere? Noi sappiamo che gli autovettori relativi ad autovalori distinti sono ortogonali. Quindi adesso se io faccio 2, 1, 2, 1 è ortogonale rispetto a quello. 2 per 1 fa 2, 1 per meno 2 fa meno 2, la somma fa 0. Questo è ortogonale rispetto a questo. Allora qua deve venire 10 volte 2, 1. Provate, 18 più 2 fa 20, 4 più 6 fa 10. Quindi gli autovalori erano 5 e 10 e gli autovettori erano, uno era questo, uno era questo. Allora con questi autovettori noi ci vogliamo fare la matrice di cambiamento di base. Però vogliamo che la matrice di cambiamento di base sia ortogonale. Quindi vuol dire che i vettori devono essere ortonormali. Allora, per essere ortonormali, io innanzitutto devo dividere per radica 5. Poi, i miei vettori, invece di prenderli così, li prendo così. Meno 1, 2. Come vedete, stavolta il determinante
il determinante è negativo, il determinante fa meno 1. Il determinante di questa matrice quanto fa? Meno 1. Perché fa meno 1? Se vi chiedo il determinante, voi che mi rispondete? Mi rispondete meno radica 5. Allora, il determinante di questa fa meno 5, no? Fratto questo? Al quadrato fa meno 1. Infatti, questo l'abbiamo scritto in evidenza, no? Allora, se voi vi ricordate, il determinante si moltiplica per lambda ogni volta che ogni colonna viene moltiplicata per lambda. Se io metto lambda in evidenza su tutta la matrice, le colonne sono 2, quando faccio il determinante lo devo moltiplicare per lambda 4. Quindi, meno 5 su, meno, su 5 fa meno 1. Quindi questo è il determinante di una rotazione più un ribaltamento. Però, perché l'ho preso così? Perché se questa è una matrice, la chiamo N, adesso questa è la matrice del cambiamento di base. Trasposto di n è uguale a n a meno 1. Ma in questo caso particolare, questo si può fare quando la matrice è 2x2, trasposto di n a chi è uguale? Anche a n. Perché faccio questo? Perché quando vado a cambiare base, poi quando vado a scrivere nella nuova base l'equazione, eccetera, mi devo stare attento con la matrice del cambiamento di base, se mi ha messo a destra, l'ha messa a sinistra, eccetera. Se la matrice è la stessa di qua e di là, non posso sbagliare in nessun modo. È chiaro? Quindi è un piccolo trucco cambiare segno qua invece che qua, cioè cambiare segno sulla diagonale quando scambio le coordinate invece che fuori dalla diagonale, fa sì che non solo siano uguali queste e queste, e questo è sempre vero per la matrice ortogonale, ma sia uguale anche questo. Quindi essendo uguale anche questo, mettere n a sinistra o a destra è indifferente, perché tanto coincide con la sua trasposta, devo mettere la stessa matrice sia di qua che di là. Ok, allora che vuol dire? Vuol dire che, vediamo un po' se ho abbastanza tempo per farlo. Sì, ho 16 minuti. Allora, prima cosa, per comodità faccio prima la traslazione, perché altrimenti devo fare più operazioni. Allora, quindi faccio prima x uguale u più m, y uguale v più n. Voglio annullare questo pezzo qua, questo pezzo qua. Andiamo a sostituire. Allora mi viene 9 u più m al quadrato, cioè u quadro più 2mu più m quadro. Poi mi viene più 4, adesso devo fare il prodotto, quindi viene UV più MV più NU più MN. Più 6, Y quadro fa V quadro più 2VN più N quadro. Più, meno 10 U più M, meno 6 U più N, meno 3 uguale a 0. Ho sostituito. Ora, senza stare tanto a impazzire a fare tutti i conti, io voglio solo, so solo che i pezzi lineari li voglio far sparire. Allora, guardate bene. Chi sono i pezzi lineari? Cominciamo con i pezzi con la U. Qua ho 18MU. Poi ho 4NU. E poi c'è meno 10 u uguale a 0. O dividendo per 2, posso scrivere 9mu più 2nu uguale 5u. Per lo stesso motivo qua ho 4mv
quindi ho 2 mv, divido direttamente per 1, più 12 nv, quindi più 6 nv, uguale, diciamo meno 6v, quindi dividendo per 2 meno 3v, porto all'altra parte uguale 3v. Allora, se ci fate caso, innanzitutto questo è questo deve essere uguale per ogni u e per ogni v, quindi qua tolgo la u e qua tolgo la v, basta che sia una u diversa da 0, divido, ci sia una u diversa da 0, divido, quindi trovo l'equazione 9m più 2n uguale 5, 2m più 6n uguale 3. Questo è il mio sistema. Allora, come vedete, questo sistema come matrice A è un sistema 2x2 e la matrice dei coefficienti è proprio la matrice 9226, cioè quella che avevamo. Siccome quella matrice non aveva il, se era una parabola, il determinante di quella matrice era 0 e la, questo sistema verrà assurdo, perché qua era un determinante uguale a 0, qua il determinante della matrice completa verrà diverso, diciamo il rango della matrice completa verrà 2. Quindi nel caso della parabola non la riesco a fare la traslazione. Infatti, se la parabola, cioè come faccio a traslarla, il pezzo lineare ci deve sempre stare nella parabola, non posso, perché se eliminassi tutti i pezzi lineari l'equazione sarebbe a quadro x quadro più b quadro y quadro uguale a c, cioè sarebbe uno ellisse univerto e non è possibile. Invece nel caso per esempio dell'ellisse sta cosa funziona benissimo. Adesso devo fare semplicemente risolvere. Allora, moltiplico questa per 3, sottraggo questa, quindi 27 meno 2 fa 25m, 6 meno 6 fa 0, 15 meno 3 fa 12, m uguale 12, 25. Poi n, se voglio trovare n, 12 venticinquesimi, 24 venticinquesimi, 75 meno 24 fa 51, 51 diviso 6 fa 17 cinquantesimi, questo fa 24 cinquantesimi. Proviamo un po', 9 per 24 fa 9 per 4 36, 216 più 34, 250, diviso 50 fa 5, 2 per 24 fa 48, 6 per 17 fa 102, 102 più 48 fa 150, diviso 50 fa 30, e quindi effettivamente questi sono i valori. Dopo fatta la traslazione, proviamo. Quindi cosa verrà? La mia equazione nelle nuove variabili, adesso vado un po' veloce perché sono quasi sicuro di aver fatto bene, poi ovviamente se ci sono errori voi controllerete. Ma dopo nelle variabili u e v, qua mi rimane 9u quadro più 4v più 6u quadro. Poi abbiamo detto tutti i pezzi lineari se ne vanno, l'unica da calcolare è la costante. Quindi la costante farà più 9m quadro. M quadro devo fare 24 al quadrato fratto 2500. Poi devo fare 4mn più 4 per m per n. Devo fare 24, 12 per 17 fa 204, 170, 24 per 17 fa 408, 2500, poi fa più 6 n quadro fa 289 fratto 2500, più, allora, meno 10m. Allora, 10m
fa 240 cinquantesimi. Ma qua c'ho un 10m, qua c'ho un 6n, più meno 6 per 17 fa 102 cinquantesimi, poi meno 3 uguale a 0. Adesso devo calcolare tutta questa bella costante qua. Allora, in 2500esimi, qua mi viene 24 per 24 fa 576, per 9 fa 5760, meno 576 fa 5184, poi più 1632 più 6 per 9 54 porto 5, 3 porto 5, 1734, 6 per 300 fa 1008, meno 66, 1039. Qua devo fare 24 per 50 fa 1200, qua fa meno 12.000. Poi fa 102 per 50 fa 510, 5100, meno 5100, meno 7500, uguale. Allora sommiamo prima tutti quelli, allora qua viene 17.500, 24.600, meno questi altri fanno 4, 4, 8, 2, 10, porto 1, 8 e 6, 14 e porto 1, che porto l'ottavo fa 15 e porto 1, 1, 7, 14 e 1, 15, 5, 6, 7, 8, quindi fa 16.050, però col meno 16.050. Allora, solo la costante, quindi innanzitutto divido per 10, poi divido anche per 5, uguale meno 321 fratto 5. Se ho fatto bene i conti, allora qua c'ho 9 u quadro più 4 v più 6 v quadro meno 321 cinquantesimi uguale a 0. Oh, come si fa a vedere se ho fatto bene? Beh, io sono andato un po' veloce, ma insomma voi a parte che avete tutto il tempo, il foglio, quello che volete, i numeri erano un po' grandini. Allora, la conica di partenza passava per il punto 1, 1. Adesso x è uguale a u più m, abbiamo detto, no? Quindi u è uguale a 1 meno m, quindi u, se la conica di partenza passava per il punto 1, 1, questa deve passare per il punto 26 cinquantesimi, ma deve passare anche per il punto u uguale 26 cinquantesimi. E v uguale 1 meno 17 cinquantesimi, cioè 33 cinquantesimi. Questo però perché abbiamo osservato che passava per un punto particolare. Andiamo a vedere. Quindi adesso devo fare 9 per 26 al quadrato più 4 per 26 per 33 più 6 per 33 al quadrato. Tutto questo deve fare 16.050. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po', fatelo con la calcolatrice che facciamo prima.
9, allora 26 al quadrato fa 22, per 30 fa 660, più 16, 676. Devo fare 9 per 676, più 4, più 104 per 33, più 33 al quadrato fa 30 per 36 fa 1080, quindi devo fare 6 per 1089. Ok? Viene? Sì. E funziona. Quindi, facendo il prodotto, qua sono tutti quanti. Allora, facciamo giusto per fizio a mano. 4 porto 5, 8 porto 6, 6 più. Allora, qua è 33% fa 3300, 33 per 4 fa 132, quindi fa 3433, più 4, 8, 5, 3, 32. Allora, 4, 8, 10 porto 1, 8, 11, 14, 15 porto 1, 0, 4, 9, 1, 10 porto 1, fa 16.050. Ok, allora nella UV la mia matrice come fa? Fa così, ho quasi finito, manco un minuto. Fa 9, 2, 2, 6, 0, 0, 0, 0 e poi c'era meno 321 cinquantesimi. In genere quando qua si semplifica che viene in cinquantesimi, si semplifica il 50, vuol dire al 90% vuol dire sta fatto bene. Adesso devo fare una rotazione. Come si fa la rotazione? La rotazione si fa così. Si fa per esempio la matrice di rotazione che dovevo usare era meno 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1. E dall'altra parte uso la stessa matrice, vabbè, 1 sulla riga 5 lo scrivo qua, meno 1, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Ok? Allora, il primo vettore era l'autovettore, per esempio, insomma, qua dopo aver fatto la rotazione, qua mi verrà 5, 0, 0, 10 e poi mi verrà 0, 0, 0, 0, meno 321 cinquantesimi. Perché verrà 5, 0, 0, 10? Guardate che il primo vettore qua, o questo, sembra lo stesso che la matrice simmetrica, il primo è l'autovettore relativo all'autovalore 5. Quindi dopo la rotazione il primo che comparirà sarà l'autovalore 5. Il secondo sarà l'autovalore 10. E poi qua non succede niente. Se andate a fare i conti, siccome qua, ah scusate, qua ci devo mettere radical 5 e radical 5, cioè l'1 sulla radice di 5 lo devo mettere in evidenza solo sulle prime due, che a questo posto qua ci deve stare 1. Questa matrice è una matrice a blocco. Qui ci sta la matrice di rotazione e qui ci sta 1. 1 perché 1 sulla radice al 5 per radical 5 fa 1. Da qua la stessa cosa. Siccome anche questa matrice è a blocchi, i prodotti si fanno a blocchi, cioè il blocco di sopra viene questo per questo per questo e fa gli autovalori. Perché? Perché fai gli autovalori? Perché noi abbiamo, se vi ricordate, abbiamo calcolato una base fatta da autovettori ortogonali. Qua dovete solo fare il prodotto e verificare. Io vi sto di quello che viene, io già lo so quello che viene, quindi non ho bisogno di farlo. Adesso se fate il prodotto righe per tonne, qua vi viene 5, 0, 0, 10, qua rimane 0, 0, 0, 0 e qua rimane meno 322 cinquantesimi. Perché rimane così? Qua perché avete 1 e 1, 1 perché ho messo in evidenza 1 sulla riga 5. Quindi se mettete l'evidenza sulla riga 5, se no
qua ce lo lasciate dentro e qua ci mettete uno. Quindi facendo i prodotti a blocchi, questo viene moltiplicato per 1 e 1 e quindi rimane 4. È una matrice di rotazione. Il determinante di questa matrice fa 1. Perché il determinante di questo faceva 5, poi il determinante di questo fa 5 radica al 5, fratto 5 radica al 5, questa volta sono 3 le colonne, fa 1. Fa meno 1, scusate. Perché questo qua non faceva 5, faceva meno 5. È la stessa cosa l'altra parte. È una matrice di rotazione a meno di ribaltamento. E quindi dopo aver fatto la mia notazione nelle nuove coordinate, cioè io, qual è la sostituzione? La sostituzione è questa: U uguale 1 su radical 5, chiamiamolo eta meno 2 xi, V uguale 1 su radical 5 2 eta più xi. Allora, nelle coordinate ed xi, la mia equazione mi diventerà 5 eta quadro più 10 xi quadro uguale a 321,50, che è una legittima equazione di un'ellisse canonica. Vedete, ciò a quadro x quadro più b quadro y quadro uguale c quadro. Va bene? Idem se faccio che era un'iperbole, è tutto uguale. L'unica cosa che cambierà alla fine è che gli altri valori saranno uno positivo e uno negativo. Quindi faccio prima la traslazione. È un modo logico di procedere. Faccio prima la traslazione, siccome quelle hanno un centro perché hanno due assi. Hanno un centro, il centro lo porto nell'origine. Dopo aver fatto il centro nell'origine, la ruoto e nelle coordinate, dopo aver fatto queste due trasformazioni, è diventata un'ellisse o un'iperbole canonica. Naturalmente ci sono sempre i casi del genere. Per esempio, se la costante viene 0, l'iperbole sono due rette. Se la costante viene 0, l'ellisse diventa un punto. Per quanto riguarda la parabola, qua è il contrario, fai prima la rotazione e su x e y ti viene quello che ti viene. Per quale motivo? Perché tu vuoi fare la rotazione, siccome non puoi annullare contemporaneamente il termine con la x e il termine con la y, però facendo la rotazione ti verrà soltanto un termine x quadro, per esempio, x quadro è una costante, e y quadro e xy non ci sarà, quindi ti verrà ax quadro più bx più cy uguale a d, e a quel punto vuol dire ti verranno se il termine con la y ti verrà, vuol dire che è una parabola vera e propria. Se il termine con la y non ti verrà, vuol dire che sarà una retta contata due volte. Sarà una retta contata due volte. Ok? Quindi in quel caso si fa prima, poi lo vedremo, faremo un esercizio la prossima volta. Si fa prima la rotazione e poi la traslazione, perché io prima giro e mi metto l'unico asse che ho verticale, e poi una volta che ho l'asse verticale me la sposto in orizzontale o in verticale in maniera tale da farla passare per l'origine. Tutto qua, chiaro? Niente di che. Ok.